capitolo dragaggio a Pescara sembra concluso per il meglio dopo tante lotte a distanza di 3 anni di inattività dovuti ai fondali insabbiati e ai problemi relativi al dragaggio, le navi mercantili tornano nelle acque pescaresi. Ora c'è da risolvere un altro problema. Lo stop sulla darsena commerciale aveva portato all'abbandono totale e la scomparsa da parte delle navi veloci della SNAV, quelle che garantivano l'arrivo e la partenza da e per la Croazia. Un flusso commerciale importante per la città e soprattutto per il suo indotto. Sono passati 3 anni ed ora che tutto è ripristinato, almeno per i fondali, il sindaco di Pescara e il vice sindaco corrono a riprendere i rapporti commerciali con la numero 2 della SNAV, che dopo l'incontro annuncia il ritorno della nave veloce con una capienza da 300 persone, garantendo il servizio 5 giorni su 7, ma ora chiede garanzie. Chiede una somma di denaro utile a non rendere rischioso questo investimento.